Yo, ciao a tutti i popoli di YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su GianGiamTV, io sono GianGiam, welcome guys, anche questa volta in diretta qui da questa location, insomma dal bagno, perché comunque mi piace la luce, mi piace appunto l'atmosfera, mi piace questa parete come vi ho detto, non lo so, ho detto porto un po' di video qui, nel senso per cambiare, per portare in un'atmosfera un po' diversa, anche perché a breve tornerò nella mia tipica location, ovvero nel salone di casa mia, perché diciamo sto cercando di abbellire in qualche modo se riesco, sempre se riesco, portando degli effetti di luce magari o robe del genere. Oggi raga, oggi vi porto un nuovo format dedicato alle news, però non voglio portare soltanto news riguardanti il rap, anche se spesso e volentieri porterò quelle news là, perché comunque è il mio ambito, è la musica che conosco di più, sono le notizie che io ascolto di più, però non voglio fare come tanti altri, ho deciso di portare anche news riguardanti altre cose come magari, non lo so, sport, calcio, basket, eccetera, 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 gossip e tante robe del genere. Spesso troverete delle notizie riguardanti il rap e soprattutto il gossip che succede, no? Le liti, le discussioni, il beef e quant'altro, però voglio allargarlo anche ad altre cose come ho appena detto. Prima di partire con questo primo episodio, con questa prima news, vi chiedo un'iscrizione, un like, un commento, una condivisione e attivate la campanella per essere sempre aggiornati col canale. E davvero grazie a tutti del supporto che state dando e il mio canale sta crescendo anche grazie a voi. Ed eccoci qua, raga, la prima news di oggi riguarda Side Baby, ex membro della Dark Polo Gang. E questi giorni è uscito un filmato che io ho trovato, diciamo, interessante perché? Perché comunque è provocatorio, nel senso, ora ve lo faccio vedere e poi lo commentiamo insieme, no? Andate a guardarlo e poi lo commentiamo. Oh, sento un sacco di gente che dice che non sto facendo un cazzo, che non sto facendo nuova musica, che ormai sono vecchio. Regà, mi sono preso del tempo per concentrarmi sul mio corpo, per concentrarmi sulla mia testa e sto preparando la musica più forte che avete mai sentito. Non siete pronti per sta merda, puti! Ecco qua, questo è quello che si è visto, è praticamente un video tranquillo, c'è lui che parla nel giardino, poi si butta in piscina e dice insomma, non pensate che sono morto, sto tornando, è molto incazzato, però nel senso sembra che qualcuno in privato gli abbia detto comunque magari forse anche testate giornalistiche, giornali e cose che magari è scomparso, però lui fece un album mi sembra un anno fa, ora è uscito il suo album da solista, da quando si è diciamo messo da solo, quando si è tolto dalla Dark Polo, insomma, e dice sto tornando, vedi che non è che sono scomparso, però è molto arrabbiato, a un certo punto prende e si butta in piscina. Io l'ho letto in due modi, nel senso, può essere una cosa fatta così, sai, come fanno ormai oggi con questa euforia per dire sto tornando, però l'ho vista anche molto arrabbiata, quindi può essere pure che dietro ci sia qualche storia che personalmente non so, quindi se sapete qualcosa in più fatemelo sapere nei commenti, no? Io la voglio vedere così. Non mi piace a me fare il social boom della situazione. Io ho portato questo format anche per confrontarmi con voi, se magari ne sapete di più, perché io voglio portare notizie e commentarla secondo come la leggo io. Andare a vedere 100.000 notizie di quello che dice, quell'altro dice non mi interessa. O comunque lo farò per situazioni magari più importanti. Questo è quello che ho visto io. L'ho letta come due cose possibili, no? Però secondo me, dato che comunque questi trapper hanno molte controversie, rapper, trapper hanno molte controversie fra di loro, magari c'è qualcuno che gli ha fatto un beef o robe del genere, quindi boh, io mi aspetto di sapere anche da voi nei commenti, perché voglio che voi siete insieme a me in tutto quello che porto, ma soprattutto in questo discorso di news, magari sapete com'è, un follower o dei follower più accanniti sanno qualcosa in più. Bene, noi siamo arrivati alla fine del primo episodio dedicato alle news, al gossip, alla musica, insomma, a quello che ho detto prima. Noi ci vediamo alla prossima, da GianGiam è tutto e niente, un bacione, ciao ciao raga.